Allora, le pere ce le abbiamo, la ricotta anche, la Nutella anche. Possiamo iniziare? Buongiorno a tutti e benvenuti di nuovo su Perle di Bontà. Stavo pensando al dolce che avrei potuto fare per domenica e mi è venuta in mente una crostata che mia madre faceva quando ero piccolina, che era veramente, veramente buona. C'erano le pere, la Nutella e proprio la ricotta. Allora, oggi la rifaremo insieme in una versione molto più semplice, molto più delicata, perfetta per un fine pasto. Allora, iniziamo. Ci serviranno 400 g di ricotta da unire con circa 100 g di acqua. Nel frattempo mettiamo 10 g di colla di pesce a reidratare in una qualsiasi quantità di acqua fredda. Mi raccomando, mettete un foglio dietro l'altro, così l'acqua riveste completamente i fogli. Mischiamo la nostra acqua e ricotta. Fate delicatamente, altrimenti si butta tutto. Spesso probabilmente avete visto unire la ricotta o con il latte o con la panna. Però, dato che avrei voluto fare una versione molto più leggera, l'acqua è una valida alternativa. Prendiamo gli altri 100 g di acqua e li andiamo a riscaldare. L'acqua, mi raccomando, deve essere calda, non bollente. E in quest'acqua andiamo a mettere la gelatina che abbiamo ammorbidito. La preleviamo dall'acqua fredda, la strizziamo e la inseriamo nell'acqua calda. Con un cucchiaio poi andiamo a scioglierla per bene. Se vi rendete conto che rimane ancora un po' di colla di pesce non sciolta, non disperate. Riscaldate un altro pochino l'acqua e la colla di pesce inizierà di nuovo a sciogliersi. Una volta che la colla di pesce si è sciolta completamente, prendere una parte della ricotta e aggiungerla all'acqua con la colla di pesce. Mi raccomando, non fate il contrario, questo perché se facessimo il contrario rischieremmo di andare a formare dei grumi. Questo perché l'acqua con la colla di pesce calda a contatto con la ricotta, che teoricamente è fredda, si va a raggrumire velocemente, a rappellere velocemente e quindi porta alla formazione di grumi. Allora noi facciamo il contrario, così andiamo a stemperare l'acqua con la colla di pesce e poi andremo a unirle. Mettete quindi una piccola parte, mischiate e una volta che ci siamo accertati di aver stemperato bene l'acqua con la colla di pesce, possiamo unire il tutto. La nostra crema è pronta, ora possiamo prendere le tazze in cui andremo a raffreddarla. Per dare un effetto più simpatico, potremo tranquillamente colarla all'interno delle tazze e lasciarle così. Però per dare questo effetto un po' più simpatico, prendiamo una teglia per muffin e andiamo a inclinare le tazze. Poi, aiutandoci con un mestolino e con un unguento, andiamo a sporcerare la crema. Dopo aver sporcerato la crema, riponiamo le tazze in frigo per almeno 4 ore. Nel frattempo andiamo a preparare le pere. Ci serviranno 2 pere, 20 ml di rum,
15 g di fruttosio e un cucchiaino di burro. Puliamo le pere. Dopo averle sbucciate, le andiamo a fare a cubetti. Mi raccomando, i cubetti fateli abbastanza grossolani. Se facessimo dei cubetti troppo piccoli, durante la cottura la perderemo. Non immaginate che profumo. Bene, e dopo aver fatto i cubetti, aggiungiamo 2 cucchiaini di burro. Aggiungiamo il fruttosio e portiamo tutto sul fuoco. Facciamo sciogliere il burro. Una volta che il burro si è sciolto completamente, alziamo un po' la fiamma. Facciamo andare finché il sughetto che si è formato non si rapprende e le pere iniziano ad assumere un colore più ambrato. Dopo aver fatto caramellare per bene la birra, andiamo ad aggiungere i 20 ml di rum. Facciamo sfumare e non appena il tutto si è assorbito, lasciamo andare qualche altro secondo. E poi spegniamo. Mettiamo a raffreddare in una ciotola. Trascorse le 4 ore, la crema in frigo si è solidificata, quindi possiamo procedere alla composizione del dolce. Prendiamo le pere caramellate e andiamo a disporre una quantità. Le dividiamo in ugual modo. Poi mettiamo la Nutella in un sac à poche e andiamo a praticare una S sulla porzione di pere. Con una forchetta andiamo poi a livellare il tutto e a dare un gioco. Andiamo a decorare con un po' di granella di nocciole che andiamo a posizionare nella giuntura tra la Nutella e la crema di ricotta. Sto decorando con crema di nocciole, ma in realtà possiamo usare anche lasciare da parte anche un po' di pere e andare a decorare con quelle, oppure se avete un qualche foglia di menta o giusto per dare un'altra tonalità di colore, tranquillamente lo potete fare. Quindi andiamo a decorare in questo modo. Il dolce della domenica è pronto. Siamo arrivati alla fine di questa video ricetta. Se vi è piaciuta, lasciate un mi piace qui sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete seguire sempre nuovi aggiornamenti, nuove video ricette, nuovi tutorial per le decorazioni o che sia. Io vi aspetto anche sulle pagine Instagram, ma anche su Facebook, sempre per le di bontà e per le di concept. Se avete delle cose da dirmi, scrivetelo nei commenti tranquillamente. Ci vediamo alla prossima. Come sempre un bacio da Valeria e niente, a presto. Ciao!